Beh, ragazzi, buonasera. Sto nel parcheggio, sto tornando verso la macchina. La partita è finita da poco e il Napoli ha vinto meritatamente questa partita, giocata sicuramente meglio. Una squadra che è più in forma, una squadra che ha una tattica migliore e dall'altra parte una squadra che invece, a differenza di quanto aveva detto Nedved, è una squadra che invece è in una fase assolutamente di transizione, deve migliorare in tutto, la forma fisica, gli schemi che non sono per nulla acquisiti. Se vedete il sole è per il semplice fatto che in realtà sono le 7, io sto entrando allo stadio, la partita deve ancora iniziare, però mi sto anticipando perché tanto questo vi dirò. Ecco, nel caso in cui finisse 0-2 come ho pronosticato io, il video non lo faccio nemmeno e pubblico direttamente questo, così il sole mi dà conferma che io lo avevo detto già alle 7. Detto questo, io adesso mi avvio verso il campo. E sì, c'è un po' di gente, il movimento è buono comunque, molto, tutto molto tranquillo qui fuori. Ci vediamo dopo, ciao. Allora ragazzi, non so se ho la capacità in questo momento di fare video commento perché le emozioni sono state tante e forse lasciatemi dire anche troppe. Io l'avevo detto commentando Napoli-Fiorentina, a me le partite con tutti sti gol non è che piacciono molto. Poi ovviamente in questo caso è andata bene a noi, ma poteva benissimo andare bene a loro. E allora, con calma, io la chiamerei la partita dei karma perché dopo il 3-0 sono partiti dei cori di merda dai tifosi della Juventus. La Juve pensava, secondo me, che il Napoli crollasse, e invece, anche secondo me per colpa di quei cori, il Napoli ha iniziato a giocare d'orgoglio e la Juve si era invece abbassata pensando che la partita fosse finita. Ne hanno fatti tre e mi va da dire quasi meritatamente, nel senso che comunque la Juve ha giocato male, si è adagiata sugli allori, ha fatto calma calma da fare complimenti a Carazzi e quindi ne hanno fatti tre. Hanno iniziato a prendere per il culo i tifosi avversari e tra l'altro il karma è anche perché Koulibaly è proprio lo stesso, no? Questo vabbè lo diranno tutti adesso, quindi ironia della sorte. Comunque è andata, è finita così, 4-3, dal punto di vista della Juventus, perché io commento la Juve, posso dire che nel primo tempo mi è piaciuta molto, ha giocato veramente bene, se gioca così 90 minuti è una cazzo di squadra che veramente è già potente così. Un po' forse la panchina, un attimino da capire quale può essere il ruolo di Dybala quando entra dalla panchina, che ruolo potrebbe avere Rabiot, perché onestamente anche Matuidi ha fatto una delle sue migliori partite stasera, il primo tempo soprattutto. Mentre nella ripresa molto meglio il Napoli, ma anche perché, ripeto, la Juve si era adagiata. Beh, poi ragazzi c'è sempre quel discorso, quando gioca bene uno significa che l'altra sta giocando male, perché anche nel primo tempo la Juve è bellissima, però il Napoli male, lasciava troppo spazio per gli esterni. C'è Alexandro e Danilo, che è entrato benissimo, è fortissimo Danilo, almeno stasera ha giocato bene, erano troppo larghi, cioè loro si allargavano, se ne andavano proprio sulla linea del faro laterale e venivano lì abbandonati. Il tempo che arrivava il pallone partiva poi la sovrapposizione, loro con Costa da una parte, Sandro anche ha fatto una bella partita nel primo tempo, e quindi diciamo sono sempre i pro e i contro. Comunque ragazzi, io posso solo dirvi che poi alla fine il grande problema della Juve, comunque vada, sono le palle inattive, perché la difesa a zona fa cagare. Mi è venuto in mente Auriemma che criticava Sarri dicendo che faceva la difesa a zona, c'è uno dietro di me che è completamente strafatto. E comunque detto questo, poi alla fine è arrivato questo autogol che consegna i 3 punti alla Juve, ma io direi che il 3-3 ci stava bene, soprattutto per la punizione data alla Juve e ai suoi tifosi per come si sono adagiati dopo il terzo gol di Ronaldo. Anche Ronaldo che è andato a festeggiare andando sotto la curva dei tifosi del Napoli a fare calma. Non ho capito che tipo di esultanza fosse quella. Comunque, cose strane, ho visto che non mi sono piaciute molto, onestamente. Vabbè, c'è anche la musica, io vi lascio. Poi vediamo con calma di commentare altre partite da qui. Detto
lo stadium vi saluta, vi salutano tutti, noi ce ne stiamo andando pian piano, salutiamo anche i tifosi del Napoli lì dietro, poverini. Comunque vabbè, detto questo, fate i bravi, mi raccomando, ci vediamo prossimamente, ciao ragazzi.